Eccola qua, la big box che non ho di Return to Napoli. Perché dico Napoli? Uè, bella frate, ma cosa tu? Perché il nome ricorda tantissimo Napoli, perché sarebbe Napoli. Però, vabbè, volevo fare sta micchiata del dire Napoli. Napoli, Omaro, Sol, troveremo il pianeta pieno di Omaro, Sol, di pizza. A parte gli scherzi, a parte i luoghi comuni, a parte le minchiate, non ho la big box perché è una chimera. Esiste in italiano, infatti faccio una promessa a chi sta guardando questa serie e chi guarderà anche l'altro video. Infatti vi consiglio di guardare l'altro video, che nel prossimo video che farò dedicato a Return to Napoli vi faccio prestare la big box da signor Palp, che è il mio vicino di casa, che lui ce l'ha. Per me è una chimera, perché sicché se ne si trova in altri modi, si trova la big box di un Real Gold che contiene Napoli, un Real Anthology che probabilmente è quella che finirò per comprare per disperazione, ma si trova anche versioni in altre lingue, ma quella italiana è veramente, trovarla è veramente una botta di culo. Ve la mostrerò, cercherò di farmela prestare se vorrà il signor Pulp, perché lui innanzitutto l'ha trovata sigillata pure ad un prezzo stracciato, un culo esagerato, anche perché mi piace come sempre dare informazioni collezionistiche. Quindi il prossimo video spero di farvelo vedere, seguitelo nei link in basso, trovate il link al prossimo video, ma soprattutto trovate il link ai miei social, seguitemi anche lì se vi va. Ho fatto una intro carina, non male, ecco qua mo a fa le minchiate, no, l'avevo tolta. Ho fatto una minchiata proprio mentre lo stavo dicendo, puff, ho fatto la minchiata. Perfetto, grande Vivisector, continua così. Detto questo, appunto, dicevo, mi accingo ad avviare il gioco che è sempre Unreal Gold, sempre la versione di Steam, perché appunto Unreal Gold contiene anche l'espansione di Unreal. Vi faccio vedere anche praticamente come si avvia, è semplicissimo, avviate il gioco e dal menu principale si seleziona Return to Napoli. Return to Napoli, ragazzi, ha 18 missioni, cercherò di dividere il video in due parti, non l'ho mai giocato neanche questo, mi sono giusto informato su quante missioni avesse, per appunto fare poi un video adatto. Eccolo qua, Return to Napoli. Ok, difficoltà della vita media, ok. Epic Games, quando faceva ancora giochi decenti. Cosa è data a Fortnite? E addios. Warship UMS Bodega Bay, requesting a priority translight communication with UMS Sector Control. Bodega Bay, this is Starlight Base. Go ahead. Starlight Base, we picked up a life pod of alien origin as we came into orbit. There was one human survivor aboard who claims to have escaped from the planet. Surviving will not disclose identity even under interrogation. DNA scans are being uploaded for identification. Please advise. Stand by, Bodega Bay. Bodega Bay, your survivor is UMS prisoner 849, last assigned to prisoner transport vessel Vortex Right. Prigioniero 849, ragazzi, siamo sempre noi. Siamo andati alla deriva, Classified as missing and presumed dead. Starlight Base, permission to use the rescued prisoner for Operation Talon Hunter. The prisoner has extensive knowledge of the planetary surface and hazards. Prisoner 849 is the next. Dove m'hanno risucchiato? For the wreck of the Prometheus and recover the Talon data cores. Bodega Bay, you are cleared to take whatever steps are necessary to ensure the success of Operation Talon Hunter. Comunque, raga, ve l'ho rispedito su Napoli, perciò si chiama Return to Napoli.
per cercare altri superstiti. Senti le musiche, oh, le musiche di Unreal sono veramente eccezionali, eh. Quindi? Non l'ho manco finito di dire che è finita la musica. Ma che è oggi? Oggi c'è proprio un tempismo con le cose. Questa è l'astronave quella là distrutta che abbiamo trovato anche nella campagna quella di appunto di Unreal. Il castello, perché ci fa rivedere le cose? Ma gli effetti del fuoco, raga. A proposito, vabbè, lo faccio dopo. Tanto sicuramente si vedrà bene questa parte qui, però voglio aumentare un po' il bitrate. Che con Halo lo abbasso perché non serve molto alto. Che fa? Si adora la shell questo. Buone le musiche, raga. Le musiche di Unreal abbasso, ho deciso, sono veramente meritevoli. Eccoci qua. Voce di registro. Che vuoi? A day after my so-called rescue, and I'm going back to the surface of the planet. They've promised me a full pardon and transit back to Earth in exchange for my help. The alternative was a trip out the airlock without a suit. I agreed to take the mission. My job is to find the wreck of another ship, the Prometheus, and recover the data cores for some new secret weapons research project. When I've got the cores, I'm supposed to go to the bridge of the crashed ship and activate the ELT transmitter. The ELT will pinpoint my location for pickup. They need me because they don't know exactly where the Prometheus went down. Apparently, the Tritium in the planet below is wreaking havoc with their scanners. They figure I learned a thing or two during my last romp on the surface. If anyone can find their missing ship, I can. I'm a little better prepared than last time. They've given me a military-issue combat assault rifle, a new portable scuba unit for underwater, and this computer log. They've also made logistics drops of ammo, weapons, and other supplies. So, I did it before and I'll do it again. But it won't be easy. They call this a salvage mission. I call it a return to hell. Allora, praticamente, ragazzi, questi qua che ci hanno recuperati ci stanno rispedendo su Napoli, perché dobbiamo andare in quell'astronave distrutta a prendere un progetto di un'arma chiamato Prometheus. In cambio loro ci rimanderanno sulla Terra, però dobbiamo fare questa missione per loro, perché non sanno, non vanno loro direttamente, dice, perché non andate voi, perché non sanno cosa può accadere attivando Prometheus. Poi perché probabilmente si affidano al fatto che noi siamo già stati sul pianeta, quindi siamo come dire veterani. Un attimo solo, raga, non vedete ora lo schermo nero, ma non vi preoccupate, ritorno subito. Per lui è come tornare all'inferno, l'ha detto, no? Il protagonista. Però potevano darmi l'arma completa, bastardi. Quella che avevo recuperato poi alla fine del gioco. Salvataggio. Uno qua al terzo, va, perché Napoli. Allora non capisco perché gioco schivare wood no audio. No, i sottotitoli non c'è un modo per metterlo. Perché poi ci hanno praticamente tradotto tutto, però poi non hanno messo la possibilità di mettere anche i sottotitoli. Vabbè. Questo che le bende non mi servono.
Ah, subito. Nuova arma. Fucile d'assalto. Grande. Usciamo dall'acqua, sennò i pesci ci rompono le balle. Ah, ma perché? Manco questo hanno tradotto. Mi hanno dato la torcia, la devo pure trovare, ma fanculo. Prendiamo l'armatura. Perché non è tradotto in italiano? Mettere questo in sto spazio così ristretto, no? Roba da menagli. Volevo il coso volante. Ah, comunque il prossimo video credo che arriverà la settimana prossima, perché sicché Palpa non c'è nel weekend per farmi dare il gioco. Adesso praticamente ha detto che... sentito che qualcuno è riuscito ad andare via dal pianeta, magari ce l'hanno rimandato indietro, ma sei morto, non mi sto arrivando. Sto io comunque, sì.
Perché non è tradotto in italiano questo, mannaccia. Mamma mia che t'ho schivato. Tesci tua. Tutto sto macello solo per venire a pià questo. Ok. Sott'acqua c'è qualcosa. Venga. Non c'è cazzo! Allora andiamo dall'altra parte. Questo come prende il fuoco. Il calore, oh. Sei tutto relaxato, Fred, ma
Siamo a Napoli! È arrivata la polizia! 90 la paura! Ci stiamo cacando sotto! Cosa? Ci stiamo cacando sotto! Cosa? Ci stiamo cacando sotto! Ho capito, era per dire ma va. Mi dà già si proietti perché non mi dà l'arma. Già mi sto iniziando a perdere, eh. Sto vizia in un solo leva sto gioco. La mappa è la vera. La vera proprio, guarda, infamata di sto gioco. Fuck.
Ma io do cazzo già io, cominciamo, mannaggia miseria, si vuole. Mi fa boffare proprio le falle quando fa così. Abbiamo trovato una direzione diversa. Insomma, siete veloci, sti bastardi. Sì, questi sono nuovi nemici. Poi, guarda, wow, proprio i fasci me lo so trovare. Guarda, era lì in agguato il bastardo.
pesce. Questi semi. Si speravano tutti di essere salvati, come no? Guardate lì come hanno schivato il colpo. No, vabbè, non ci credo. E vedi infamoni come schivano i colpi, sti cosetti. Cavolo, potevano lasciarlo qualche superstite per avere qualche interazione, un buddy che ci aiutasse a combattere. Poi le palle volanti. I colpi per lo shotgun, attenzione, eh. Thank you.
Tutto sto casino per vista però. Lancia granate. Oh, il flak. C'è qualcuno che mi insegue, eh? Guarda, lo si è bloccato lì, poraccio, muori. Bella sta sessione sott'acqua, eh.
Queste barche sembrano molto la barca di Caronte. Ah, finito anche quest'altro livello, ottimo. Qua c'era una roba. Questo casino fa incazzo. Un altro pesce ancora qua sotto, non mi rompere i coglioni. Questa tipologia di villaggio fatto così è stato ripreso anche da Graven, un titolo in uscita. Bla bla. Oh. Ah, qua posso andare sia sopra che sotto. Scusate. Vedo, ho visto. Ragni. Ed ecco che gli arachnofobici fuggono malamente da qui.
Cosa abbiamo fatto per aver fatto incazzare le idee? Non lo so, se non sapete. Non sono un dio, fra. Allora, questo ci venera. Ci venerano perché siamo venuti dal cielo, quindi si pensano che siamo. Siamo qualche dio sceso in terra. Alla fine siamo solo di estrumi. Ammazzato.
Ma minchiato. C'è una beata minchia qua. Devo salire lì sopra, mi sa. Che quello sta quello che mi chiama. Ah, infatti. Come si sale qua? Nascella. Sensibilità proprio. Ma perché va? Scatti, io non ti ho dato ordine di scattare.
Che Chaos Gatti? Approaching Wemes Proteus. Questo qua è il nono livello. In teoria dovrei finire questo e facciamo così, aspetta. Questo qua è il nono livello, quindi dopo di questo mi fermo e poi faccio il seguito la prossima volta. Se non sbaglio, questo qua è il nono. Ma è una zona. Ah, yeah. Te sento, bastardo, dove stai? Credono che sia un demone. C'ha le costole da fuori, se la son magnata. Ma qua mi spacco se mi butto. Ah, infatti. No. Ecco, come un aracnofobico non giocherà mai a Unreal. E sicuramente scapperà via dal mio video. Ma già prima. Ho preso la cintura di protezione. Già arrivo in un animo, qua c'è un ascensore.
Ammazzato. Lancia razzi. Scarso di munizioni, eh. Sì, lo so, era la è per fare la battuta. Infel.
spari su, che qua da dove sono venuto. Che brutta morte che hai fatto, fra. È proprio una brutta morte. Proprio una brutta, brutta morte. Andava bene il tuo lavoro, mi dispiace. Un massacro. Ma Vanguard non l'hai preso? Non ci penso minimamente a comprare Vanguard, anche perché gioco ad Halo Infinite adesso, e Back 4 Blood. No, ma che Call of Duty, cioè, non mi va. Non dico che sia brutto, a parte che hanno detto che la campagna fa abbastanza schifo, ma con i Call of Duty diciamo che mi tengo un po' alla larga, perché sono diventati un po' i... Come si dice? I PES della situazione sono diventati. Allora, voglio un attimo andare a controllare una cosa su internet, proprio in merito ai livelli. Subito faccio, non è... Hanno bussato anche alla porta, tanto per cambiare. Allora, fatemi vedere un attimo qui. E 4, 5, 6, 7, 8, 9. Questa qui mi sa che sto facendo. Mi si bug, mi si apre un'altra live tu e sentivo delle musiche delle altre live. Come si aprono altre live? No, il cacchio, no. Sì, invece, Ciro, sì. Basta con sto cazzo di COD. E conosco gente fanatica di COD che si sta convertendo ad Halo. Che livello sei arrivato? Questo è il nono, sì. Devo fare questo qua, poi posso spegnere. Perché ho deciso che divido, siccome sono 18 livelli, faccio 9 e 9. Il riflettore?
Riflettore cos'è, scusate? La mega luce, cacchio. Un braccio. Non posso passare. Definire in 2 minuti e 5 secondi. In che senso definire in 2 minuti? Ma si mettono due lave a cavallate essendo sia te che un altro tipo. È come così da solo lo fa? Se lo fa da solo hai qualcosa che ti sta sfanculando il browser. Aprono la porta per trovarmi il culo di questo in faccia. Va pure con l'app di Twitch. A me non mi capita sta roba. Weapon logs. By some miracle, the translite communication system on the Prometheus is still working. While I was exploring the comm center, I came across this exchange captured and recorded by the computers. New space warship UMS Bodega Bay. Prepared to take whatever steps are necessary to ensure the success of Operation Talon Hunter. Acknowledged. Ma sembra le voci di Half-Life. Operation Talon Hunter is classified Deep Ultra. Once you finish your mission, you must implement measures to eliminate any security risks. Vabbè, se metti due lave a tirare la base. Bodega Bay, make sure prisoner 849 doesn't come back. Terminate the prisoner once the job is done. Understood, Starlight Base. We will dispose of prisoner 849 after Operation Talon Hunter is concluded. Bodega Bay, out. I've been betrayed. Why does this not surprise me? I should have known what to expect from those bastards. I guess all I can do is play out this hand. Recover the data cores, activate the ELT on the bridge, and then try to hijack the shuttle when they come get me. It's a long shot, but it's all I've got. If I don't make it, and someone ever recovers this log, maybe the truth will get out. Tra l'altro tu, Ciro, volevo dire. Non hai manco X, cioè non hai manco la Xbox. Tu c'hai la PlayStation, sei fanatico pure di PlayStation. Altrimenti ti convertivamo pure a te ad Halo. Ammazzato.
Cacchio dici? Che cazzo ha fatto? Dai, sentiamo. Ma poi bravo di che? Che è sta guerra di console? Cioè, ho detto peccato che non hai l'Xbox, se no ti convertivamo pure te a Halo. Ma non è che perché ha la PS5 è un delitto. Poi, se proprio devo dirla tutta, cioè, molto meglio avere la Xbox oggi, perché c'è ottima comunicazione in cross-platforming con il computer, eh. Capito, vedo. Mortacci tua.
Ho detto per sistema di progressione di eventi nel pass da rivedere. Ma guarda che l'hanno già detto che lo rivedranno, e l'hanno già rivisto. L'hanno già rivisto, quindi cioè, stanno facendo migliorie. È già una cosa che è in beta, e comunque gli stanno facendo migliorie. È meglio di così. Il fatto che calano gli FPS, vabbè, quella è una cosa che il gioco va ancora ottimizzato, appunto, perché è ancora in beta. Ok. Questa qui è la mappa che devo... da cui devo ripartire la prossima volta. Faccio giusto un altro salvataggio, giusto per stare sicuri. Raga, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Come ho detto, non vi perdete il prossimo, che sarà linkato in basso appena sarà pronto, perché nel prossimo cercherò appunto di mostrarvi la big box di Napoli. Una vera chimera, una vera chicca per collezionisti, soprattutto per quelli che vogliono collezionare le big box in italiano, come il sottoscritto. Se Pulp mi concederà questo prestito, ve la faccio vedere. Ovviamente non vi posso far vedere gli interni, non vi potrò far vedere gli interni perché è, come ho detto, è sigillata. Proprio cioè lui gli ha messo la busta attorno, credo, mi pare. Ma il big box era già sigillata di suo. Comunque, scolla a voi, link in basso, anche i social. Non vi dimenticate, lasciate un ok, altrimenti. Ehi Ray, ma tu chi sei? Forse deve rilasciare direttamente 8 dicembre. No, no. Va bene così, ci stanno facendo giocare, io mi sto divertendo, va benissimo così. Certo, spero risolveranno qualche crash, però vabbè, dai, diamogli tempo. Ma è uscito il gioco.